Due testimonianze così importanti, quella di Dino Veronesi e quella eccezionale di suo zio Guido Veronesi, non dovevano rimanere separate. Potevano diventare una narrazione unica all'interno delle ragioni storiche che hanno portato alla costruzione dell'impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche, diventando anche la narrazione di questo territorio. Con la storia di Guido Veronesi è nata l'idea del risarcimento verso la sua figura di uomo della terra, ma soprattutto del tecnico meccanico competente e coraggioso. Figura travolta dalla storia e dalla meschinità umana nel dopoguerra. Si è pensato così ad una trama dove un giornalista locale scopre questa vicenda e per portarla alla ribalta della cronaca pensa di invitare un importante giornalista storico di portata nazionale. Lo invita a visitare questo imponente impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche per dargli notizie inedite del fatidico giorno dell'inaugurazione dello stabilimento. In ultima analisi si tratta di un duello intellettuale. Tra l'entusiasmo del giornalista locale nell'esaltare le gesta di Guido e lo scetticismo, quasi cinico se vogliamo, del giornalista di successo, ma che alla fine dovrà ammettere la grandezza di Guido e di tutti quegli eroi dimenticati che hanno fatto la nostra storia. Questa rappresentazione è stata allestita nella sala termica dell'impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche. È un grandissimo spazio dove sono collocati i motori, monumenti alla tecnologia della prima metà del Novecento. I due attori coinvolti nella lettura drammatizzata sono Alan Beccari nella parte del giornalista locale e Luca Menozzi in quella del giornalista storico di successo. Nel dialogo tra i due attori intervengono le testimonianze di Dino e di Guido Veronesi insieme alle immagini storiche. Naturalmente lo spettacolo è dedicato a Dino e a Guido Veronesi e a tutti gli operai che hanno lavorato con grande sacrificio alla costruzione dell'impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche, ma anche alla comunità di San Matteo delle Chiaviche, perché questo è un pezzo di storia che viene recuperato e che ormai appartiene al patrimonio della conoscenza del nostro territorio. Archeologia industriale ben conservata, in perfetto stile razionalista e fascista. Avrei dovuto capirlo che mi avrebbe portato di fronte alla storia mai seppellita. Ci sono ossessioni che vogliamo nascondere, ma che non riusciamo a dimenticare. L'ho visto una sola volta, 10 anni fa. Entrava da quel cancello scorrevole. Chi? Guido, 94 anni. Era accompagnato da suo nipote Dino, di 77. E l'ultima volta che c'era passato, risaliva 40 anni addietro. Volevo che i due parlassero. Di cosa? Beh, volevo che parlassero della storia dello stabilimento idrovoro, quello che lei definisce archeologia industriale ben conservata. Devo dirle anche ben funzionante. È tuttora in uso. Dei due, Guido era quello che parlava continuamente. Ed io riprendevo quello che diceva. Ce l'ho qui sul mio tablet. Era nato nel 1914. L'anno della fine della Belle Époque, quando i cerimonieri hanno dato ordine di cambiare musica, dal suono dei valzer al suono delle mitragliatrici. Gli italiani più semplici, i contadini che venivano qui, non poterono che rassegnarsi a partire. Per il fronte. Uomini da gettare nel fango delle trincee, in bocca ai cannoni. Già, follia. Come se la miseria del territorio, da sempre assediato dalle acque, non li avesse già abbastanza provati. Si chiama San Matteo delle Chiaviche perché ce n'erano due.
per regolare le acque che nelle stagioni piovose... Scusi, lei mi ha portato qui per dirmi che all'inizio del Novecento, in questo borgo, si viveva nei pantani e nell'indigenza? Ma no, per le mani di terra e di ferro di quell'uomo, e la prego, diamoci del tu, se è possibile. Cosa ti ha detto quell'uomo? Il nome di quell'uomo era Guido. Non gli tolga il suo nome. Senza nomi siamo numeri, statistiche, comparse insignificanti nel grande teatro della storia. Beh, Guido aveva un fratello che andava a caccia e quando si allagava il territorio accadeva due volte all'anno. Ci andava con la barca, capisci? Con la barca arrivava fino a Villastrada, a 7 chilometri da qui. Scommetto che lo diceva con nostalgia. Beh, forse sì, ma era un tecnico, con un forte senso della realtà. La nostalgia è il peggior nemico della memoria storica, edulcora tutto, è la malattia dei vecchi. Questo vecchio di 94 anni, lucidissimo, possiamo ascoltarlo e vederlo. Bene, una testimonianza diretta è ancora meglio di una riportata. Allora non ti fidi di quello che dico? Fidarsi delle memorie, delle passioni, fidarsi della tentazione di metterci un'opinione personale, fidarsi quando tutti questi sentimenti corrompono la verità storica. Bisogna essere attenti, muoversi con cautela. Lo sapevo che era inutile. Beh, possiamo anche tornare in albergo. Evitiamo di perdere tempo. Ah, fammi vedere questo vecchio che parla. E loro lo passavano dietro le case lì. Noi avevamo l'acqua due volte all'anno in casa, anche un metro di acqua prima della bonifica. Per San Matteo la bonifica è stata una meraviglia perché si è emancipato. Il mangiare di tutti era polenta la sera e minestrone perché avevano tutti un po' di terra o a Mezzadria o al terzo nelle fattorie di Turchetti, dei Sanguanini, di quelli che avevano i terreni, insomma. E là mettevano nel grano turco, nel mais, mettevano, mi ricordo anche mia mamma faceva tre passi e una buca e ci metteva i fagioli, tre passi e una buca e ci metteva i ceci, poi mettevano sempre nel mais anche le zucche, e d'inverno era quello lì, fagioli, ceci, zucche e qualche spatò. San Matteo era la miseria, io ero l'ultimo di quattro fratelli e mia mamma diceva a qualcuno di noi: andate giù a prendere due o tre tinche, e le friggeva per la sera, era polente pesce. O se no era polente merluzzo, polente e cospezzoni. Io da bambino ho pescato stando in casa anche. Ma è una finta, ero bambino, mio fratello legava una corda a un pezzo di legno e ci metteva un amo di filo di ferro fatto da lui per farmi giocare, perché vedevo i cavedoni con i raggi del sole. Vedevo i cavedoni nella stanza. Allora c'erano le chiaviche, erano chiamate le due bocche, perché c'erano due uscite dell'acqua, e un'altra che era le quattro bocche, là c'erano quattro uscite ma più strette, e c'erano delle paratoie tutte di legno. È successo nel 26, in una piena del 26, è successo che una paratoia delle due bocche, erano di legno, no? Erano grosse così, però si è spezzata. E ora c'era un getto d'acqua che veniva dentro, c'era il pericolo che rompesse. Sono venuti centinaia di giorno e notte, hanno buttato 8.000 sacchetti di terra. Poi c'era pronto sulla strada Trebbia, motrice a vapore che chiamiamo la stradala, poi c'era un vapore, poi c'era la pressa pronto da buttare dentro se cedeva la paratoia.
Riusciamo ad immaginare centinaia e centinaia di lavoratori, a percepire il loro sacrificio quotidiano, ognuno con il badile, migliaia di braccia, macchine a vapore con carrelli al traino, battipali che picchiano, carriole spinte su per scarpate, piedi nel fango, vagoni di terra, sudore, facce scavate, indumenti sporchi, fatica. Fatica che si solidifica, che si materializza. 14 anni di lavoro, dal 24 al 38. Non illudiamoci. Siamo portati ad immaginare solo scene cinematografiche. Nessuna percezione del reale. Guardiamo le foto ma non le vogliamo vedere. Le sofferenze non le vogliamo ricostruire. È solo epica della fatica, distante per noi oggi. Per il regime fascista era materiale prezioso da esibire, da impugnare con retorica trionfante. A vista d'occhio lei vedeva centinaia di uomini andare giù e su con carriole, perché hanno fatto tutto con badile, vanga e carriola. Lì c'erano gruppi che venivano dal Veneto, venivano dall'Emilia, venivano dal Cremonese, e qui si accampavano presso case dove c'era il posto. Avevano il loro cuoco, facevano da mangiare, quelli che non trovavano per esempio nelle fattorie con dei tendoni facevano una specie di tenda e la mettevano la paglia, dormivano lì, mangiavano lì, era tutto fatto con vanga, badile e carriola. L'unica macchina che c'era, l'unica era una piccola motrice a vapore, che una cooperativa aveva preso un 100 metri circa di canale da fare, no? E veniva su, e c'era un uomo solo che doveva far fuoco e anche a manovrare. Ogni tanto si fermava perché non c'era pressione abbastanza. E allora ogni tanto andava fuori rotaia. E poi l'hanno cambiata, hanno messo un motore semidiesel di quelli a testa calda che portava su 10 vagoncini da un metro cubo l'uno e 10 andavano giù e 10 venivano su.